Sono in partenza da Padova verso la Polonia per valutare l'eventuale trasferimento in Italia di persone bisognose di cure in fuga dai territori ucraini colpiti dalla guerra. Il viaggio di due medici, uno con radici polacche, l'altro russo-ucraine. Arianna Garavaglia e Marco Madini. Da Padova alla Polonia per assistere pazienti ucraini in fuga dalla guerra. Antonio Marzollo e Carmi Schaffer, medici dell'azienda ospedale Università di Padova, sono in partenza. Venerdì inizia il loro impegno con la protezione civile. L'obiettivo non è quello di curare i pazienti o intervenire in prima persona, quanto piuttosto di valutare le necessità assistenziali di questi pazienti per un eventuale trasferimento presso il nostro ospedale. Marzollo ha la mamma polacca e parla la lingua. A Padova si occupa di oncomatologia pediatrica. Abbiamo visto tanti ospedali colpiti, tanti pazienti in fuga, che effetto le ha fatto? Certamente è un effetto enorme perché sono veramente vicino a noi e sono è come se venisse colpito il nostro ospedale. Schaffer, anestesista rianimatore, ha già partecipato a convogli umanitari dai confini dell'Ucraina. Sono nato in Russia, a Novosibirsk, mia mamma è russa, io sono cresciuto poi a Kiev fino all'età di 8 anni. Perché mio papà è ucraino, appunto. E quindi io a casa mia si parlava prevalentemente russo, ma l'ucraino lo mastico. Cosa l'ha spinta ad accettare questo impegno? La scelta della nostra vita è stata quella di aiutare persone che hanno bisogno. E quindi un po' non c'era nessuna spinta di prendere questo impegno. Io personalmente cercavo in tutti i modi di poter in qualche modo partecipare e dare una mano.